Si discute anche nel Movimento 5 Stelle dopo le parole di Grillo che ha indicato Luigi Di Maio come leader del movimento. Sentiamo Valeria Ferrante. Non vi sentite un po' scavalcati dalle uscite di Grillo, come nel caso di Di Maio, leader? Assolutamente no, perché Grillo ripete quello che noi vogliamo. Noi vogliamo che ci sia una squadra al governo dell'Italia e deve essere una squadra a 5 stelle. Quindi a noi, che sia Luigi Di Maio o che sia un altro di noi, poco importa, non ci interessa altro che fare il bene dei cittadini e realizzare il nostro programma. Quindi da questo punto di vista Grillo non fa altro che il megafono del Movimento 5 Stelle. Lei Di Maio Premier piacerebbe? Assolutamente sì, perché è una persona valida, così come tanti altri colleghi del gruppo. Si smentisce, si minimizza, sarà forse per smorzare i malumori che serpeggiano tra i militanti e tra i parlamentari, sarà per stoppare la corsa lanciatissima di colui che sembra essere stato appena incoronato da Beppe Grillo. Su Di Maio leader, candidato premier, il Movimento 5 Stelle fibrilla. Nessun capo, qui non comanda nessuno, è la reazione di molti tra Camera e Senato, pronti a invocare le regole, lo slogan uno vale uno, l'intervento della rete, a cui comunque però l'ipotesi del Di Maio leader sembra piacere. Lui, Di Maio, intanto glissa, pesa le parole, i colleghi si sono lasciati condizionare da quello che dice la stampa. Luigi è un talento naturale, dice Roberto Fico, ma il candidato premier del movimento per ora non esiste. Insomma, quella di Grillo era solo una battuta. Ma intanto, nonostante mal di pancia e obiezioni, il movimento continua il suo restyling, la sua crescita, per dirla con lo stesso Grillo. E così si mette a punto il varo di una squadra che assomiglia a un governo ombra, spendibile nella prossima campagna elettorale come squadra per Palazzo Chigi. Ma dal movimento si smentisce anche questo. Qualche annuncio ufficiale o meno potrebbe arrivare a ottobre, dalla festa 5 Stelle in programma a Imola. Italia.